Corvi, morti inspiegabili, cadaveri scomparsi e redivivi che eliminano individui abietti. La caduta della Casa degli Usher, serie TV Netflix a catalogo a partire dal 12 ottobre, rielabora alcuni degli elementi fondamentali dei racconti di Edgar Allan Poe, adattandoli ai nostri tempi, ma è un'operazione davvero riuscita? Gli episodi, scritti e diretti dallo sceneggiatore e regista Mike Flanagan, lo stesso di Rouse per intenderci, si sviluppano come una sorta di whodunit a tinte paranormali, con le morti ispirate ciascuna a un racconto di Edgar Allan Poe. Il tutto poi innestato su un dramma familiare alla Succession, ed è una promessa indubbiamente interessante. Tuttavia, i fan dello scrittore noteranno subito come il materiale letterario sia rimaneggiato fin troppo liberamente e il tono, i contenuti e perfino l'estetica di genere sono così rivoluzionati perdendo lo spirito originale. Il risultato? Entriamo prima un po' più nel dettaglio. Anzitutto, la serie parla della ricca e potente famiglia degli Usher, magnati del settore farmaceutico con la loro Fortunato Pharmaceuticals, i cui membri iniziano a morire improvvisamente, uccisi per mano di una misteriosa donna, Kate Siegel, una delle protagoniste più amate di Laus, tornata dal passato a disvelare oscuri segreti. Tuttavia, si tratta solo di un canovaccio su cui si innestano diverse sottotrame. La caduta della casa degli Usher si presenta in principio come un legal drama che romanza il caso dell'OxycoCin, l'antidolorifico che ha causato un'epidemia dell'uso degli oppiacei negli Stati Uniti e che, guarda caso, è al centro di una serie Netflix di successo, Painkiller. Il secondo ingrediente fondamentale è la famiglia disfunzionale allargata di supermilionari, con un patriarca anaffettivo, con manie di controllo e una morale inesistente, che istiga i suoi eredi a una lotta per la successione al comando del suo impero. Non vi ricorda forse qualcosa? Esatto, Succession, di cui sembra il clone, con personaggi e dialoghi però assai inferiori alla serie creata da Jesse Armstrong. È simile perfino lo stile di regia minimale, usato in molte sequenze di La caduta della casa degli Usher, ambientate nel presente, in tribunale, in laboratorio, nei lussuosi appartamenti dei membri della famiglia, per esempio. Pian piano emerge la vena horror vagamente alla Poe. La serie carbura lenta, ma dall'episodio 3 gradualmente la successione della famiglia Usher perde di centralità ed emergono omicidi, segreti foschi e spettri riemersi dal passato a fornire qualche brivido e più di uno jumpscare. In conclusione, com'è allora la caduta della casa degli Usher? Abbandonato quasi interamente l'immaginario creato da Poe, La caduta della casa degli Usher è un prodotto sicuramente scaltro, che ripropone alcuni trend in termini di serie TV e docuserie, uniti ad alcuni elementi horror, che creano insieme una certa suspense nello svolgimento e una serie di buoni colpi di scena. Ma sarà davvero sufficiente a farne una serie veramente valida? A voi l'ultima parola. Fateci sapere che cosa ne pensate. E seguiteci anche per le nostre recensioni scritte su www.cineocchio.it e sui nostri canali social. Ciao a tutti!